chi siamo noi per parlare dell'amore? Che ne sappiamo noi? Chi siamo noi per potervelo spiegare? Che ne sappiamo noi? L'amore appartiene più ai matti che ai cantanti. È una cosa che infetta, non è mica una canzonetta. Chi siamo noi per parlare dell'amore? Che ne sappiamo noi? Qualcuno l'ha scritto e per farlo ha dovuto soffrire ben più di una morte. Qualcuno l'aspetta ogni sera, ma lui ogni sera è da un'altra parte. Qualcuno lo dà come premio, qualcuno lo prende per sfinimento. Qualcuno credeva che fosse e invece era solo un ringraziamento. Chi siamo noi per parlare dell'amore? Che ne sappiamo noi? Chi siamo noi per poterlo giudicare? Che ne sappiamo noi? L'amore noi ce lo facciamo su misura, giusto tanto che basta, perché troppo ci fa paura. Essere sopravvivenza come il pensionato e la badante, può essere compromettente come lo studente e l'insegnante, può fare la rivoluzione come la regina e il giardiniere, oppure può fare scalpore come la puttana e il carabiniere. Allora che cosa facciamo? Facciamo silenzio. Che tanto riuscire a capire non c'è concesso. L'amore non teme giudizio. L'amore non teme giudizio, e piaccia o non piaccia, lui basta a se stesso.